Juárez. ¿Qué es? Un punto. Ahí está. Está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Comandante, ¿qué es eso? A ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Il 5 marzo del 2004, un aereo militare messicano che stava facendo una ricognizione sulla provincia di Campeche si è accorto di essere accompagnato da un gruppo di oggetti volanti non identificati. Lo raro è che trae una punta di tante. Dios mio, no podemos saber qué distancia. No tenía forma alguna de algún objeto que ya yo haya visto con anterioridad. Ahí van más, siguen más atrás. Abajo o arriba, en medio ahí van, ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5. O sea que lo tienen rodeado. Pues no sé. Qué barbaridad, Ahí se van a ver bien, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. 9, 10, 11 contando tutta la cola. Ma la cosa più interessante è che gli oggetti volanti comparivano sulla telecamera ad infrarosso dell'aereo, ma non erano visibili ad occhio nudo. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. Se in quel momento l'aereo non avesse avuto la telecamera in funzione, l'equipaggio non si sarebbe accorto di nulla. Bueno, dije, no es normal. Pero el icono aparecía ahí, estaba en el radar y ahí estaba. Iván a una velocidad, pero... Velocidades podían estar, no sé, de 60 nudos, incrementarse a 120, a 220, a 300 nudos. Cosa que pues jamás había visto, ¿no? Il governo messicano ha deciso di rendere pubblico il filmato, pur non sapendo dare alcuna spiegazione per questo episodio. Ben diverso l'atteggiamento del governo americano, che ufficialmente non ha mai riconosciuto l'esistenza di oggetti volanti di origine sconosciuta. Questo ha causato, negli ultimi anni, una vera e propria ondata di ex militari, piloti civili, controllori di volo e persino ex astronauti che accusano le alte gerarchie militari di tacere al mondo l'esistenza di questi mezzi di origine sconosciuta, della quale sarebbero al corrente da moltissimi anni. Good evening. We begin with shocking allegations that UFOs have interfered with missiles at US Air Force bases. Nel luglio del 2008, alcuni ex militari americani hanno rivelato pubblicamente che in più di un'occasione questi oggetti non identificati sono riusciti a neutralizzare con estrema facilità gli impianti missilistici atomici degli Stati Uniti. They also claim a cover-up. There are hundreds of declassified documents which indicate that UFOs have demonstrated a distinct and ongoing interest in our nuclear weapons sites. This is very widespread. What you're seeing here this evening is the tip of the iceberg. Nel 1964, il tenente Robert Jacobs era un cineoperatore dell'esercito americano, di stanza alla base aerea di Vandenberg in California. Mentre stava filmando un test missilistico, vide un oggetto volante entrare nell'inquadratura, distruggere la testata nucleare del missile e poi scomparire nella stessa direzione da cui era venuto. Suddenly, in the same direction this stuff was flying at about 8,000 miles an hour, an object came into the frame, shot a beam of light at the warhead, flew up to the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. And the warhead tumbles out of space. La velocità a cui si muoveva l'oggetto volante, oltre 12.000 km all'ora, e la sua capacità di cambiare direzione in qualunque momento, portarono i militari ad escludere che la sua origine fosse di tipo terrestre. Dopo che i superiori di Jacobs ebbero visto il filmato, lo sequestrarono e lo consegnarono alla CIA. A Jacobs fu imposto di non dire nulla. We got a UFO. And he said, Lieutenant, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen. La testimonianza di Jacobs è confermata da quella di Ross Didikson, che al tempo era un colonnello dell'aviazione militare. They actually photographed the UFO following the missile as it climbed into space and shining a beam on it, which neutralized the missile. And this was recorded. It was all hushed up. Nel 1967, Robert Salas era incaricato del controllo delle rampe di lancio dei missili con testata atomica della base di Maelstrom nel Montana. Si era in piena guerra fredda e i missili americani con testata nucleare venivano tenuti costantemente armati, pronti ad essere lanciati in qualunque momento.
mentre Salas si trovava sottoterra nella stanza di controllo, fu informato che uno strano oggetto volante era improvvisamente comparso in cielo e stazionava da alcuni minuti proprio sopra l'ingresso della base. He wants to know what to do. I tell him to secure the facility. We hang up. I go to tell my commander. So within seconds, my missiles start shutting down. I recall losing all 10 of them. By shutting down, we mean what? By shutting down, what I mean is they were not launchable. They were in no-go condition, disabled. How long do we start them? How long do we start? Well, I'm sure it took over a day. And anche la testimonianza di Salas è supportata da quella di un altro colonnello, Dwayne Arson. Said that the crew going on duty and the crew coming off duty all saw the UFO just hovering in midair. It was a metallic circular object. And something turned those missiles off, and so they could not be put in a mode of launching. It's important to bear in mind that these missiles are designed to be independent systems. So if you do something to affect one missile, it won't affect all the other missiles because they're totally separate. The actual reason for so many missiles going down simultaneously was a big puzzle. Anche a Salas fu imposto di non rivelare mai nulla dell'accaduto. You need to sign these documents not to disclose any of this to anyone ever, and we signed, and basically that was it. Is the United States government hiding knowledge of UFOs? La guerra per la verità sugli UFO fra cittadini e militari americani iniziò nel lontano 1947 con il noto episodio di Roswell, che rimane a tutt'oggi al centro di forti polemiche. È interessante notare come proprio a Roswell avesse sede la base militare che ospitava il celebre squadrone di bombardieri che due anni prima aveva sganciato le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel pomeriggio del 4 di luglio, il giorno della festa nazionale americana, diverse persone videro uno strano oggetto volante abbattersi in una zona desertica nelle vicinanze della città. Il primo ad arrivare sul posto fu Mac Brazel, il proprietario di un ranch che si trovava nelle vicinanze. Brazel raccolse alcuni dei rottami, ma non riuscendo a capire di cosa fossero fatti, decise di portarli allo sceriffo della città, George Wilcox. A sua volta Wilcox, stupito da questi materiali che non aveva mai visto prima, avvisò la vicina base militare. Il caso fu assegnato al maggiore Jesse Marcel, che era responsabile dell'intelligence della base. Marcel si recò sul luogo dell'incidente e raccolse altri rottami. Sulla via del ritorno si fermò a casa per mostrarli al figlio, Jesse Jr. He came back real late one night, about 2 o'clock in the morning, as I recall, very excited because he woke myself, my mother up, saying they found parts of a UFO or a flying saucer at that time, and he wanted me to see it because it was such of an unusual type of finding. Un'altra persona che ha potuto vedere questi frammenti è Frankie Rowe, la figlia del capo dei pompieri della città, che all'epoca aveva 11 anni. When I would wad it up, it was like I had nothing in my hand. I couldn't feel it touching my skin. It was real weird. Drop it on the table and it was just like water, where it would spread out. La sera stessa del ritrovamento, il comandante della base, il colonnello Butch Blanchard, diede alla stampa lo straordinario annuncio che erano stati recuperati dei resti di un disco volante. Il mattino dopo tutti i giornali riportavano la notizia, che fu ripresa dalla radio e immediatamente diffusa in tutta America. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile has been inspected at Roswell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. Ma nell'arco di 24 ore sarebbe cambiato tutto. Jesse Marcel fu chiamato d'urgenza alla base militare di Fort Worth, nel Texas, comandata dal generale Remy. Qui Remy convocò una conferenza stampa nella quale Jesse Marcel dovette presentare dei rottami di un pallone aerostatico al posto di quelli da lui ritrovati nel deserto di Roswell. I giornali pubblicarono immediatamente la smentita e la notizia del disco volante fu ufficialmente dichiarata morta. Questo è il commento del figlio di Marcel sull'episodio.
in General Ramey's office at Carswell Air Force Base in Fort Worth, Texas. This is my father holding up what is very obviously parts of a radar target with balloon debris. Emphasize this is not what was seen on the floor of our kitchen that evening or that late early morning hours in 1947. This is totally different. Più avanti, Jesse Marcel avrebbe confessato al figlio che si era trattato effettivamente di un insabbiamento da parte dei militari. There obviously was a cover-up of this accident, because years later my dad said he was actually part of the cover-up because he went along with the weather balloon story. Marcel disse al figlio che gli avevano ordinato di posare con i resti del pallone aerostatico e di non dire più una sola parola su quello che aveva visto veramente a Roswell. My dad explained to my mother that this was a non-event. Don't even discuss it with your friends. He didn't want me to talk about it, so we did not talk about it. Jesse Marcel non raccontò mai pubblicamente quello che aveva visto. Prima di morire, però, rilasciò questa intervista. There were just fragments strewn all over the area, an area about three quarters of a mile long and several hundred feet wide. One thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. It was something else of which we didn't know what it was. Nonostante la smentita ufficiale, la gente di Roswell era ormai convinta che si fosse trattato di un disco volante. I giornalisti del posto ricevevano richieste di chiarimenti da ogni parte del mondo e ripetevano a tutti che l'oggetto caduto non era di origine terrestre. There was a tremendous amount of excitement because here I am, a little country editor in a small city in New Mexico, talking to Paris and Rome and London and Tokyo, and I can't remember all of them. A quel punto si abbatté su Roswell una vera e propria ondata di minacce da parte delle autorità militari, che raggiunsero tutti coloro che in qualche misura erano venuti a conoscenza del ritrovamento. Frank Joyce era stato uno dei primi a dare la notizia del disco volante alla radio. There was a young lady on the line saying, Colonel so-and-so, this is the Pentagon calling. And the voice on the line says, did you put that story on the air about the flying saucers? And I mean, his voice was, you know, the type that really conveys menace and power. And I said, yes, I did. And he says, you're going to get in a lot of trouble for this, or made some threatening comment. And I said, look, I'm a civilian. You can't tell me what to do in stories I put on the air. And he says, I'll show you what I can do. And bang, hung up the phone. Dopo pochi minuti, il proprietario della radio per cui lavorava Joyce ricevette una chiamata da Washington. I got a call from Washington saying, look, if you put out any stories on this thing, you're going to lose your license. And it's not going to be over a period of time. It's going to be the same day that we tell you that you're off the air. Anche la famiglia di Frankie Rowe ricevette una visita poco piacevole da parte di un militare che non disse il proprio nome. He had this club or stick or whatever it was, and he was beating it on his hand, and he would hit it. Every time he would say something, he'd hit his hand. And he said, I want you to know you were never there. And I didn't understand what he meant, because I said, yes, I was. And he said, no, you weren't. I said, yes, I was. And he said, can't you get this through your head? You never saw anything. You were not there. You don't know anything. And he said, you know, this is a big desert out here. We can just take you out in the middle of this desert and no one will ever find your bodies. He said, you'll be nothing but bones and nobody will ever know what happened to you. Nonostante il tentativo di mettere tutto a tacere, le voci del disco volante continuavano a circolare un po' dovunque. Le autorità militari cambiarono allora per la seconda volta la versione ufficiale e dissero che si era trattato di un'arma segreta composta da un pallone aerostatico e da un velivolo a forma di disco volante. Ma ormai era tardi e la febbre dei dischi volanti si stava impadronendo di tutta l'America. Centinaia di avvistamenti venivano registrati un po' ovunque, le pubblicazioni di settore inondavano il mercato e nascevano veri e propri club di appassionati che sostenevano di aver visto di persona i dischi volanti e pensavano che presto il governo americano avrebbe annunciato ufficialmente l'esistenza di visitatori da altri pianeti. We're going to see more and more of these visitors from space, and that before too long
the evidence will be incontroversial, that the ships are here and that they are real. Invece, accadde l'esatto contrario. Per fronteggiare la spinta popolare, il governo mise in piedi il cosiddetto progetto Sign, o Segnale, che aveva ufficialmente il compito di spiegare le centinaia di avvistamenti che si andavano registrando un po' ovunque in America. Ma quando fu presentato il rapporto, vi fu un momento di notevole imbarazzo, poiché gli stessi militari riconobbero di non saper spiegare buona parte dei casi analizzati. We have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports. There have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. I responsabili furono subito sostituiti e il progetto fu ribattezzato Grudge, che significa letteralmente risentimento o malumore. I nuovi membri del gruppo di ricerca furono chiaramente avvisati di non parlare mai più in pubblico dell'argomento UFO. Guidato dal maggiore Quintanilla, Grudge interveniva dopo ogni avvistamento e forniva subito una spiegazione di natura terrestre per ciascuno di loro. Quando tre professori dell'Ohio fotografarono questa formazione di globi luminosi nel cielo, Grudge spiegò che si trattava di uno stormo di uccelli che rifletteva la luce della città sottostante. Quando vi fu un avvistamento multiplo, nel quale testimoniarono anche i poliziotti della città, Grudge spiegò che si era trattato di vapori di gas provenienti da una vicina laguna. Man mano che aumentavano le spiegazioni poco credibili, aumentavano anche i sospetti che i militari nascondessero la verità alla popolazione, ma loro hanno sempre continuato a sostenere che non ci fosse nulla da nascondere. The Air Force has been accused from time to time of hiding information about UFO. What do you have to say to that, Colonel Taffy? Well, these charges are absolutely untrue. We've always honored accredited media when they wanted to investigate a given specific sighting. There's nothing to hide. There's nothing to hide at all. Nel 1969 il progetto Grudge veniva terminato e pubblicato con il nome più attraente di Project Blue Book. Vi erano elencati oltre 12.000 casi di avvistamento, divisi per anno, dei quali la grande maggioranza veniva spiegata da fenomeni naturali, casi di allucinazione, oppure da velivoli o strumenti volanti di origine terrestre. Restavano però circa 700 casi che nemmeno i militari erano riusciti a spiegare. Nonostante questo, i responsabili del progetto Blue Book dichiararono enfaticamente che non ci sono prove che gli avvistamenti di tipo non identificato rappresentino tecnologie o principi che siano al di fuori della nostra conoscenza scientifica e che non vi sono prove che gli avvistamenti di tipo non identificato siano veicoli di origine extraterrestre. Con questa sentenza i militari americani chiudevano per sempre le loro ricerche ufficiali sui cosiddetti UFO, dichiarando che per loro il problema non esisteva. Ma alcuni documenti interni degli stessi militari, desecretati di recente, raccontano una storia molto diversa. Il fenomeno riportato è reale, diceva uno di essi, e non è frutto di allucinazioni e nemmeno inventato. In un memo interno dell'FBI leggiamo: è stato stabilito che questi dischi volanti non sono il risultato di esperimenti dell'esercito o dell'aviazione. In un altro documento del Pentagono si legge: i dischi volanti esistono. La questione è coperta dal massimo livello di sicurezza negli Stati Uniti, superiore perfino a quello della bomba atomica. Nel frattempo gli avvistamenti continuavano ad aumentare e il compito dei militari fu rilevato da un'associazione privata di ricercatori e scienziati, il Mutual UFO Network, o MUFON. The Mutual UFO Network is a non-profit organization dedicated to the scientific study of the UFO phenomenon. Liberi dalle pastoie governative, gli esperti di MUFON si dedicavano semplicemente a raccogliere e catalogare tutti gli avvistamenti segnalati, senza tentarne alcuna interpretazione, né in un senso né nell'altro. Da allora MUFON è cresciuta enormemente ed oggi è una vera e propria organizzazione internazionale con uffici in tutte le località del mondo. Soltanto in America MUFON dispone di oltre 1.000 investigatori privati che vengono mandati sul campo solo dopo aver superato un esame specifico che li prepari ad affrontare le interviste in maniera completa e uniforme. The job of the investigator is not to express an opinion, not to influence witnesses, but basically to keep his mouth shut,
listen to what they have to tell him and put that together in some kind of meaningful form. And you have to have some training to be able to approach the subject in the right way. A quel punto gli investigatori vengono dotati di registratore, macchina fotografica, rilevatori geosatellitari e di tutto quanto serve per completare le interviste ai testimoni degli avvistamenti. I dati raccolti vengono mandati alla centrale, dove operatori specializzati analizzano con criteri scientifici i diversi casi riportati e scartano tutti quelli che appaiono palesemente falsi o sospetti, come quelli che sono spiegabili con fenomeni naturali o comunque di natura terrestre. Il resto viene accuratamente catalogato e archiviato. A differenza dei militari, MUFON mette i propri archivi a disposizione di chiunque voglia consultarli tramite internet. Abbiamo così una lista con migliaia di avvistamenti ritenuti legittimi che parte dal 1878 ed arriva fino ad oggi. Una forte percentuale delle segnalazioni giunge dalla zona sud-ovest degli Stati Uniti, cioè gli stati di Arizona, New Mexico e Texas. È la zona dove avviene buona parte della ricerca atomica militare americana. Negli ultimi anni si è aggiunto anche il Messico, con una vera e propria marea di avvistamenti collettivi. Ma vi sono ormai segnalazioni valide e documentate da ogni parte del mondo. Nonostante la severità dei criteri utilizzati da MUFON, è possibile che alcuni di questi casi siano comunque frutto di errori, allucinazioni oppure trucchi talmente ben fatti da non essere stati scoperti. Ma ve ne sono almeno altrettanti nella storia degli ultimi 50 anni che sfuggono ad ogni possibile spiegazione di tipo terrestre. Il primo caso storico è quello della cosiddetta Battaglia di Los Angeles, che ebbe luogo nella notte del 24 febbraio 1942. Verso le 2 del mattino, un enorme oggetto volante non identificato si presentò improvvisamente sui cieli della città californiana. Erano passati solo 3 mesi dall'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e subito gli americani credettero di essere attaccati da qualche strano velivolo di guerra giapponese. Ma l'oggetto misterioso, che si muoveva nel cielo molto lentamente, si rivelò del tutto invulnerabile ai colpi della contraerea americana. Nell'arco di 20 minuti furono sparati contro l'oggetto volante più di 1700 colpi di artiglieria pesante, ma gli unici danni furono registrati fra la stessa popolazione a causa delle schegge metalliche che ricadevano dal cielo. Vi furono 3 morti e alcuni feriti gravi, mentre l'oggetto volante si allontanò tranquillamente nella notte sotto gli occhi di tutti, senza aver sganciato una sola bomba sulla città. Approximately 20 minutes after the firing died down, the ship returned and headed westward from Long Beach toward Santa Monica. Then the ship disappeared for the second time over the ocean. Un altro caso storico è quello delle cosiddette luci di Lubbock. Centinaia di persone riportarono avvistamenti multipli di una strana formazione di luci che attraversò più volte il cielo della cittadina texana. Un gruppo di professori riuscì a fare alcuni scatti della formazione durante l'ultimo dei suoi passaggi. Le immagini sono state analizzate e dichiarate autentiche più di una volta. Nel 1958 una spedizione geologica della Marina brasiliana avvistò uno strano oggetto volante vicino all'isola di Trinidad, a largo del Brasile. Il fotografo della squadra, Almiro Braugna, riuscì a scattare diverse immagini dell'oggetto sconosciuto che scomparve per pochi istanti alla loro vista dietro all'isola prima di ricomparire lanciato a gran velocità in direzione opposta. Oltre 50 dei 300 marinai a bordo videro lo stesso oggetto che si muoveva in cielo in maniera erratica ad altissima velocità senza mai produrre il minimo suono. In seguito la stessa marina brasiliana fece analizzare i negativi di Braugna e concluse che non vi fossero segni di manipolazione di alcun tipo. L'oggetto ripreso sopra Trinidad era reale e le sue prestazioni eccezionali rimangono qualcosa di inspiegabile perfino con le più attuali tecnologie moderne.
Uno dei casi più famosi in assoluto si verificò in Inghilterra nel 1980 presso la doppia base militare americana di Bentwater e Woodbridge, che al tempo erano armate con testate nucleari. Verso le 2 di notte, i militari di guardia videro un oggetto luminoso posarsi nella piccola foresta di Randlesham, che si trova proprio fra le due basi. Il primo gruppo di soldati che uscì in ispezione si trovò davanti a uno strano oggetto luminoso di forma ovoidale che galleggiava silenzioso in mezzo alla boscaglia a pochi centimetri da terra. When it was happening, everything seemed to go slower. We seemed to be in like a, I wouldn't say a time warp, but like everything appeared to be happening slower to us, and everything felt different. But when it disappeared, it was like everything was normal again. A quel punto i militari chiamarono il vicecomandante della base, il colonnello Charles Holt, che si recò sul posto ben poco convinto di quello che gli avevano raccontato. And I was really going to debunk it, quite frankly. And as events unfolded, I became more and more concerned that there may be something to this. Holt aveva con sé un piccolo registratore a cassette che usava abitualmente per prendere appunti. I did take an audio tape. In fact, I brought the original tape recorder with me, and I made a tape recording which is about 15 or 20 minutes long. It's rather famous now. Abbiamo così una registrazione indiretta di quello che gli uomini di Holt andavano man mano scoprendo nella boscaglia. Nel punto in cui i soldati avevano visto l'oggetto luminoso, furono trovate 3 zone circolari, con uno schiacciamento di circa 15 centimetri ciascuna. I 3 punti formavano una figura di triangolo praticamente equilatero. When I first saw it, I didn't perceive it as something sitting on the ground with a tripod, like a tripod type thing. Now all of a sudden there's physical proof showing that something sat down in that area. Al centro del triangolo, inoltre, gli uomini di Holt registrarono valori di radioattività decisamente superiori alla media. Nicholas Pope a quel tempo lavorava per il Ministero della Difesa inglese. The British Government's Defence Intelligence staff subsequently assessed those radiation readings as significantly higher than background levels. So there was a real tangible, solid piece of evidence to back up this extraordinary testimony. Anche gli alberi intorno allo spiazzo mostravano molti rami spezzati di recente. With us, and we could see branches up to an inch, 2 inches in diameter, which had either been knocked completely off or had been bent downward. Ma la sorpresa maggiore per Holt e i suoi uomini doveva ancora arrivare. Watch, right ahead off my flashlight there, sir. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. There's no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. It's coming this way. It is definitely coming this way. Jim Burroughs would say to Jim Peniston, do you see that? Do you see what's out there at the edge of the trees? And as we got closer and closer, I saw it. It's like just looking up, and then I could see it moving left, right, left, right. And okay, here he comes from the south. He's coming toward us now. Strange. The flash is so bright to the star scope that it almost burns your eye. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. It was kind of difficult going from a skeptic to suddenly a party involved in the whole thing. I really didn't know quite how to react. I guess I was a little concerned that are people really going to believe me when I tell the truth? And that's, I thought I had no choice but to tell the truth. Holt presentò ai suoi superiori un rapporto completo e dettagliato dell'incidente insieme ad una copia della cassetta registrata. Nonostante questo, i militari americani non hanno mai riconosciuto la presenza sulla loro base di un oggetto volante non identificato. Ai militari presenti quella sera fu fatto firmare un documento in cui affermavano di aver visto soltanto la luce di un faro in lontananza. I was told to sign some paperwork stating that what I saw out there was just the beacon that was out there, and that there was nothing out of the ordinary. Yes, there was a cover-up. Il Ministero della Difesa inglese si affrettò ad appoggiare la tesi americana, dicendo che l'episodio non aveva rappresentato motivo di preoccupazione per la sicurezza militare. Ma non tutti furono d'accordo. That is one explanation, that it actually happened, as Colonel Holt reported.
The other explanation is that it didn't. And in that case, one is bound to assume that Colonel Holt and all his men were hallucinating, that the colonel of an American Air Force base in Suffolk and his merry men are hallucinating when there are nuclear-armed aircraft on the base must be of defense interest. If indeed what he says took place did take place, and why on earth should he make it up, then surely the entry of a vehicle from outer space, certainly not man-made, to a defense base in this country also cannot fail to be of defense interest. Nel 1990, centinaia di persone avvistarono uno strano oggetto volante nei cieli della cittadina di Eupen, nel Belgio. Trois points lumineux très puissants, une petite lumière clignotante au centre, la forme triangulaire vole très lentement au-dessus des maisons. I primi a rendersi conto della sua presenza furono due poliziotti della locale gendarmeria. There was a huge triangular platform and underneath it the strong headlights. And in the middle was this blinking, pulsating orange light. The whole thing was floating in the air. Lo stesso oggetto fu visto poco più tardi da un altro gruppo di poliziotti. We had no explanation for what it might be, but it was real and it was above us. L'oggetto volante è anche comparso su diversi radar militari della zona. We phoned to other civilian and military radar sites and they had precisely the same echo at the same place. L'aviazione provò ad inseguire l'oggetto volante, ma questo si dimostrò capace di tali manovre da eludere regolarmente i caccia in avvicinamento. The pilots confirmed that it was impossible for them to accelerate as quick as the target was. The object dropped from 10,000 feet to 500 feet in a few seconds. That's not like, you know, super technology. That's Star Trek. We measured some exceptional accelerations which cannot be related to conventional aircraft. That is clear. Il giorno dopo più di 600 persone riferirono di aver visto lo stesso oggetto sopra il cielo della città. In Mobile above the motorway. In the middle was a flashing red light. It passed by approaching the roof. La descrizione era più o meno la stessa per tutti. L'oggetto aveva forma triangolare con tre potenti luci ai vertici del triangolo e una luce meno potente al centro. Basically what we saw was this big triangle object with three bright white lightnings in the corners. You could see three white lights which formed an equilateral triangle. At a given moment, it tilted slightly. We could see again the shape of a triangle with bright headlights and one in the middle. Questa fotografia originale, una volta elaborata al computer, mostra chiaramente i contorni dell'oggetto, esattamente come sono stati descritti da tutti i testimoni. Da quel giorno, il Belgio è stato travolto da una vera e propria ondata di avvistamenti che è durata diversi anni. Thousands of observations in Belgium. Il caso più famoso di avvistamento collettivo è sicuramente quello delle cosiddette luci di Phoenix in Arizona, che risale al 1997. Più di 10.000 persone videro una formazione di luci molto potenti sostare sul cielo della città per lunghi minuti, prima di scomparire nel nulla. Many investigators call it the largest sighting ever, lasting the longest amount of time seen by the largest number of people. A loro volta, ci sono molti filmati amatoriali che riprendono tutti più o meno la stessa cosa. Dude, we got a telescope. Where's the telescope at? I'm going to get the telescope. So strange. Altri testimoni dissero di aver visto un enorme oggetto volante a forma di V sostare a lungo silenzioso sul cielo della vallata. It was a giant V, all right? And the right side of the V went over us. The left side was like a couple blocks over. And as it's moving, it's blocking and unblocking the stars. There is actually a shape.
the object we saw, if we opened up a newspaper, you could not block out the object that we saw. A causa della sua forma a V, qualcuno ha suggerito che si potesse trattare di un bombardiere B-2 dell'esercito americano. Ma i B-2 non hanno luci di quel tipo, sono tutt'altro che silenziosi e soprattutto non possono stare fermi in cielo. My response was we could land all 40 of our B-2 bombers on the wing of that craft. Queste sono le proporzioni di un normale Boeing 727 rispetto all'oggetto descritto da dozzine di testimoni. To me the most shocking thing was the silence. I was like, how can this huge object in the air that was the size of, I compare it to two cruise ships almost, it was like a city in the air, not make any sound. It was just... Poiché la curiosità popolare non accennava a diminuire, il governatore dello Stato, Symington, promise una approfondita indagine sugli avvistamenti. Poco dopo, convocò una conferenza stampa, annunciando di aver trovato la soluzione del mistero. Don't get him too close to me, please. Ma si trattava solo di uno scherzo, inteso a sdrammatizzare la situazione. This just goes to show that you guys are entirely too serious. I giornalisti risero di gusto, ma i cittadini di Phoenix non la presero molto bene. I thought it was really disgusting. He was just dismissing everything that these people had seen and said, just like we're all Looney Tunes. Nobody in state, local, federal, military, nobody wanted to talk about it. They didn't want to interview witnesses. They said it didn't happen. They said it didn't concern them. Ma la gente di Phoenix non si arrendeva e voleva sapere a tutti i costi cosa fosse quell'oggetto volante. I militari dissero allora che si era trattato di una esercitazione notturna nella quale avevano sganciato dal cielo delle fiaccole volanti, di quelle usate normalmente per illuminare il terreno durante le azioni di guerra. Ma nuovamente ci credettero in pochi. I mean, flares cannot keep a formation. They drifted the wind, they float haphazardly. They have huge smoke trails that are illuminated by the flares itself. Ma la sorpresa più grande sarebbe arrivata dallo stesso governatore Symington dopo la fine del suo mandato. Una volta tornato nei panni del normale cittadino, Symington confessò di aver visto lui stesso la grande astronave di cui tutti parlavano. I think it was from another world. I've never seen anything like it, Larry. It was enormous. It was unlike anything I'd ever seen. If you had been here 10 years ago and standing out here and looking up there at the lights and the view, you would have been astounded. You would have been amazed. And I suspect that unless the Defense Department proves us otherwise, that it was probably some form of an alien spacecraft. Questa è la spiegazione data da Symington per aver deciso di mentire alla popolazione 10 anni prima. I think as a public figure you have to be very careful about what you say, because people can have pretty emotional reactions, and I said my goal wasn't to try to stir the pot. Ma lui stesso sembra esserne rimasto profondamente colpito. The lights were really brilliant, and it was just fascinating. I mean, it was enormous. It just felt otherworldly. You know, in your gut you could just tell it was otherworldly. Molto credibili sono anche gli avvistamenti che avvengono in presenza di autorità governative, come nel caso dell'avvistamento di Jalapa, in Messico, avvenuto nel 2005. Nel corso di una pubblica cerimonia, nella quale il governatore della provincia assisteva alla consegna di nuove auto della polizia, fu avvistata in cielo una formazione di oggetti volanti non identificati, che fu ripresa dagli stessi operatori delle TV locali. Ma il motivo per cui il Messico è diventato famoso nella storia degli UFO è la regolare comparsa nel cielo di vere e proprie flotte di oggetti volanti sconosciuti. Hai más de 20 platillos voladores, amigo, allá. Fíjese allá bien. Ahora está pasando y todo el mundo está mirando. Es un grupo de objetos de más de 3, se le llama flotilla, que viajan ya sea horizontal o verticalmente, con unas formas extrañas, ya sea boomerangs, esferas, discos. Thank you.
anche in Europa ultimamente hanno cominciato a comparire vere e proprie flottiglie di oggetti volanti sconosciuti. Questo caso si è verificato ad Islington, in Inghilterra, nel febbraio del 2007. Nel gennaio del 2008, gli abitanti della cittadina di Stephenville, nel Texas, sono stati testimoni di una serie di avvistamenti che nessuno finora ha saputo spiegare. Fra di loro c'era anche l'ufficiale giudiziario della contea, Leroy Gayton. I saw a red glow. It was a fiery red looking color I'd never seen before. Didn't appear to be too far off the ground. It lit up and it faded and it reappeared right next to where I'd first seen it. Steve Allen è un imprenditore locale ed è anche un pilota di aerei da turismo. I saw two strobe lights coming towards us at a very high rate of speed. The closer it got, the slower they got. I saw several white lights, bright lights. They appeared to be like strobe lights, and they were moving around the sky, not really grouped together. They were pretty far apart, just bouncing around. It passed by. We could see the back side of it. Had quite a few unusual strobe lights flashing, and they reconfigured to a vertical strobe light scenario, and they turned into a flame, and then it just disappeared. What was so astonishing is the speed that this thing took off. I mean, it took off so fast that it was like... Questo video amatoriale sembra confermare la testimonianza di Leroy Gayton, che ha parlato più volte di luci che danzavano in cielo. But they weren't just doing this, they were like just moving. You know, like a light show? Similar to a light show. Dopo un po' di tempo, l'oggetto volante avvistato da Steve Allen è ripassato in direzione opposta, inseguito da due aerei militari. 10 minutes later the lights reappeared, and that's when we saw the two military jets, and we suppose in pursuit of chasing it, and they headed back east. How fast was this vehicle going? When we first saw it, Larry, I think it was probably running around 2,000 to 3,000 miles an hour. It's hard to judge. Coming at us very fast, but it was gradually slowing down. Like I said, by the time it got into Stephenville, it basically came to a complete stop. Il mezzo volante è venuto a fermarsi proprio sopra la testa di Ricky Sorrells, un allevatore della zona che in quel momento si trovava in aperta campagna. Where did it go, Ricky? Where did this thing go? I was actually watching underneath, and when it took off, it took off so fast, if I would have blinked, I would have thought it vanished, but I had my eyes on it, and I know it took off flat at a 45-degree angle. Nei giorni seguenti, gli uffici locali di MUFON sono stati letteralmente invasi da centinaia di cittadini che volevano raccontare la propria esperienza e confrontarla con quella degli altri. At midnight, when I go to bed, I mean, I just turn the camera on and catch that. What it is, I don't know. It's a ball of fire coming through the clouds, and then the sky did this. Rear end would come over, and then the bottom end would come over, and just kept doing that, head over, and then it would go from left to right, and I believe there's other people out there. We have NASA that explores. They may have a NASA of their sort that explores. I think they're so amazed at us because we're such primitive compared to their standards. I think it's kind of like us watching an ant farm. I think that's the way they're doing us. Naturalmente, la presenza di questi misteriosi mezzi volanti non significa che la loro origine sia per forza di natura extraterrestre, e c'è anche chi sostiene che si tratti in realtà di veicoli militari segreti di tipo terrestre. In fondo, già gli scienziati di Hitler avevano cercato di costruire velivoli di forma discoidale con i quali speravano di ribaltare all'ultimo momento le sorti negative della guerra in corso. E, dopo il crollo del nazismo, i loro studi furono ripresi negli Stati Uniti sotto lo stretto controllo di CIA e Pentagono. All'inizio degli anni 50, l'inventore inglese John Frost, che lavorava per la compagnia aerospaziale canadese Avro,
propose agli Stati Uniti un modello di disco volante in grado di manovrare con l'agilità di un elicottero, di raggiungere altitudini eccezionali e di viaggiare a velocità supersoniche. John Frost had the promise of something that no one else could deliver at that point. A supersonic, more than twice as fast as the speed of sound aircraft that could fly higher and faster than anything else out there and never needed a runway or any airfield to operate. Il Pentagono investì 10 milioni di dollari nel progetto, ma il prototipo esplose negli hangar con conseguenze disastrose, prima ancora di essere collaudato. Frost ripiegò allora su un progetto più modesto, che sarebbe servito da piattaforma per lo sviluppo del disco volante vero e proprio. Si chiamava Avro Car e doveva essere una specie di jeep del cielo in grado di pattugliare ampie zone di territorio con relativa facilità. Il prototipo fu presentato ai generali del Pentagono nel 1959, ma fin dal primo collaudo mostrò enormi limiti di manovrabilità, dovuti soprattutto alla mancanza della coda e degli stabilizzatori laterali. And the biggest challenge that the concept faced was the pitch instability. The aerodynamic center being so far forward of the center of gravity. It's not a good recipe for a happy flight. Furono fatti svariati tentativi per migliorare il prototipo, ma alla fine il Pentagono rinunciò al progetto e la Avro Car non entrò mai in produzione. Nel frattempo c'erano già stati casi come quello di Trinidad oppure quello di Lubbock, in cui i mezzi volanti avevano messo in mostra capacità operative eccezionali non solo rispetto alle tecnologie di allora, ma persino a quelle di oggi. Negli anni 60 i militari svilupparono altri velivoli di forma discoidale che si disse erano in grado di volare, e sono centinaia gli appassionati che sostengono di aver visto volare strani oggetti misteriosi nelle vicinanze della famosa base segreta del Nevada, conosciuta come Area 51. In ogni caso, si tratta sempre di velivoli spinti da normali motori a turbina, molto rumorosi, che necessitano di lunghe piste d'aeroporto, come appunto quella dell'Area 51, per atterrare e decollare. Siamo ben lontani dalle astronavi larghe mezzo chilometro, descritte da molteplici testimoni, che restano sospese in aria senza fare il minimo rumore e poi ripartono a velocità assolutamente impensabili per le nostre tecnologie. Inoltre, si è scoperto di recente che certe immagini, fatte circolare negli anni 60 in una particolare aura di segretezza, erano in realtà dei banali fotomontaggi. In questo caso, il disco volante aveva preso il posto di un jet supersonico sperimentale della serie X-15. Qui invece i due dischi volanti coprivano lo stesso X-15 e un normale bombardiere dell'aviazione americana. A conferma della scarsa probabilità che tutti gli UFO mai avvistati siano di origine terrestre, vi sono molte testimonianze degli stessi piloti militari, come ad esempio quella del capitano Huertas dell'aviazione peruviana. Oscar Santa Maria Huertas. Nel 1980, racconta Huertas, uno strano oggetto volante fu visto galleggiare da oltre 1800 militari nel cielo sopra la base peruviana di Arecibo. Mi comandante di unità mi dio la ordine di despegar en jet Sukhoi 22 para dispararle all'oggetto esferico, perché stava in spazio proibito, sin permesso e temíamo espionaje. Io mi acerqué all'oggetto e le disparé 64 obuses de 30 mm. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. El objeto entonces empezó a subir y a alejarse de la base. Y cuando yo estaba a unos 11.000 metros, de repente se detuvo, forzándome a salir del lado porque ya me encontraba a solo 500 metros de él. Entonces hice un ascenso para atacarlo desde arriba, pero justo cuando ya lo había centrado en la mira y estaba listo a disparar, el objeto hizo un ascenso vertical evadiendo mi ataque. Dos veces más tuve al objeto en la mira cuando éste se encontraba estacionario y cada vez se alejó al último momento antes de mi disparo. Entonces
Decidí hacer un ascenso a toda velocidad para ponerme muy por encima del objeto, pero este empezó a subir también y casi en paralelo con mi avión. Cuando sobrepasé los 19.000 metros, el objeto se detuvo. Fue entonces que me acerqué a 100 metros del objeto. Tenía unos 10 metros de diámetro, estaba como esmaltado con una cúpula de color crema sobre una base metálica ancha y circular. No tenía motores, ni escapes, ni ventanas, ni alas o antenas. Carecía de todos los implementos típicos de un avión y sin ningún sistema visible de propulsión. Fue en ese momento que me di cuenta que esto no era un objeto para espiar, sino que era un ovni, algo completamente desconocido. Ya casi no tenía combustible, o sea que ya no podía ni atacar ni maniobrar mi avión, tampoco escaparme a alta velocidad, y sentí temor. Quizás este era mi fin. Tuve que planear parte de mi descenso por falta de combustible, haciendo zigzag y siempre viendo por mis espejos retrovisores, con la esperanza de que el objeto no me persiguiera. No pasó nada. Después de que aterricé, el objeto permaneció estacionario en el cielo por 2 horas más a la vista de todos en la base. Todavía me da escalofrío cuando me acuerdo. Se davvero i militari di oggi disponessero di tali tecnologie, non si comprende perché non le usino e continuino ad andare in guerra con i carri armati di una volta. Un altro gruppo di avvistamenti molto credibili è quello da parte dei piloti civili, che osservano spesso, lungo le rotte commerciali, degli oggetti volanti non identificati dalle dimensioni e dalle prestazioni davvero eccezionali. Pilots make especially good UFO witnesses. They know what's normal in the sky and what isn't. They've seen all different kinds of airplanes routinely. When a pilot reports a UFO, there's a better than average chance that that's what it was. 28 febbraio 1996. Il volo Air Shuttle 5959 da Detroit a Cleveland osserva uno strano oggetto di luce pulsante che sembra sospeso fra le nuvole sotto di loro. Durante lo scambio interviene un secondo aereo, Mesaba 3179, che ha sentito la conversazione. Air Shuttle 5959, is that traffic that you saw earlier, do you see him out there any longer? And that's permanent. It looks like a rotating light around it, like a 50 type thing, and it's going around it. Mesaba 3179, would you think it might be like a reflection, maybe perhaps off a beacon, that for some reason it's just one of those weird things, natural phenomena, because I got nothing out there. There's definitely a distinct whitish, well, there, it's looking a little red and greenish. A questo punto il pilota del primo aereo decide di scendere di quota per cercare di capire di cosa si tratti. Il 18 novembre 1995. Il volo Lufthansa 405 da New York a Francoforte viene incrociato in cielo da un oggetto non identificato di forma cilindrica, con una potente luce davanti e una densa scia di vapore verde alle spalle. Lo stesso oggetto viene visto anche dal pilota del volo British Airways 226 che segue il volo Lufthansa sulla stessa rotta. Un caso simile era avvenuto al volo Swiss Air 127 nell'agosto dello stesso anno.
26 maggio 1995. L'equipaggio del volo America West 564 in viaggio dalla Florida al Nevada vede un enorme oggetto a forma di sigaro con una serie di luci lampeggianti che ruotano in senso antiorario galleggiare immobile nel cielo del Texas. I don't know, probably right around 30,000 or so, and it's with a drill that starts from going counterclockwise, and the length is unbelievable. Non vedendo nulla sul proprio radar, i controllori civili contattano i militari del NORAD, il sistema di difesa aerea americana, che conferma di non avere operazioni in corso in quella zona. Something unusual, and I was wondering if you all happen to know of anything going on out here. I had a couple of aircraft reported something 300 to 400 foot long, cylindrical in shape with a strobe. Oh. At 30,000 feet. We don't have anything going on yeah. that I know of. This guy definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. I mean, it's a definite UFO or something like that. Dopo qualche minuto il NORAD richiama l'aviazione civile e conferma l'avvistamento sui propri radar. Hey, we're tracking a search only track kind of up where that might have happened. We've been tracking it for about 3-4 minutes now. Nel frattempo, l'enorme oggetto a forma di sigaro, lungo oltre 100 metri, è scomparso nel nulla. Avvistamenti di questo tipo sono molto comuni e pur trattandosi di oggetti con forma diversa, a volte ad ala, a volte a forma di sigaro, a volte discoidali, sembrano avere molte caratteristiche in comune. Compaiono all'improvviso, sono spesso di dimensioni enormi, sono capaci di galleggiare immobili nel cielo, come di accelerare di colpo a migliaia di chilometri all'ora e scompaiono alla vista con la stessa facilità con cui sono comparsi. Nonostante la quantità sempre crescente di avvistamenti, l'aviazione civile e quella militare non riconoscono ufficialmente la loro esistenza e i piloti vengono regolarmente scoraggiati a parlarne in pubblico. The pilots that had seen things had talked about it. Some of them were let go, some of them released from their flying and treated as nutcases and things like that. If you report a UFO sighting to the FAA, you might as well turn in your license the next day. The FAA, the military, even civilian authorities don't want to know about UFOs. Ma quali possono essere, ci si domanda, i veri motivi per questa rigorosa, sistematica ed ossessiva segretezza? Nel 1952 la città di Washington fu letteralmente sommersa da una serie di avvistamenti UFO, al punto che fu ordinato ai piloti dei caccia di abbattere qualunque oggetto volante che si rifiutasse di atterrare. Washington DC. Ma gli UFO riuscivano regolarmente a deludere gli inseguimenti dei piloti americani. I was 18 years old. UFOs buzzed the Capitol and buzzed the White House on July 19th, 1952. I recorded it in my diary. No one knew what it was. The switchboards lit up. Everybody was confused. A few days later, Truman, who was president then, had General Samford go on television. I have the kinescope, actually, and say, look, they're not ours and they're not Russian. We don't know what they are. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. La situazione aveva messo in allarme i più alti livelli governativi e il presidente Truman instaurò una commissione, il Robertson Panel, che per prima cosa suggerì proprio di tenere nascosta al pubblico la verità sugli UFO. The Robertson Panel concluded that it was in the best interest of the United States government to suppress media coverage of UFO sightings. In particolare, il Robertson Panel suggeriva di utilizzare i mezzi di informazione, radio, giornali e televisione, per negare sistematicamente ogni nuovo caso di avvistamento, mentre dava precise istruzioni per coprire di ridicolo chiunque provasse a sostenere l'esistenza di mezzi extraterrestri. Per la prima volta compariva in un documento ufficiale il termine debunking, oggi comunemente usato per definire l'attività di chi si dedica a smontare qualunque voce contraria a quella governativa. In seguito veniva redatto il cosiddetto rapporto Brookings, nel quale si motivava la necessità di tenere il pubblico all'oscuro per evitare scene di panico collettivo.
Il rapporto citava la famosa trasmissione radio di Orson Welles, andata in onda pochi anni prima, nella quale si descriveva una ipotetica invasione della Terra da parte dei marziani. Il racconto era stato preso per vero da moltissima gente e aveva scatenato un'ondata di panico e di suicidi in tutto il paese. Gli studi antropologici, concludeva il rapporto Brookings, contengono molti esempi di società sicure del proprio ruolo nell'universo che si sono disintegrate venendo a contatto con civiltà sconosciute, adottando idee e modi di vita differenti. Come ha fatto notare di recente un giornalista della CNN, però questa motivazione non sembra sufficiente a spiegare l'enorme livello di segretezza imposto sin da allora sull'argomento UFO. This really is a government that doesn't mind scaring us. We still have orange alerts and red alerts, and they scare us all the time. It keeps people in work. So I'm wondering why you think, and you just state that that's the reason and that's it. Is that really the motivation? Subito dopo la fine della guerra mondiale, era iniziata con la Russia la corsa all'armamento atomico, e da quel giorno anche i russi avevano iniziato a ricevere strane visite da parte di oggetti volanti non identificati. Inizialmente gli americani temevano che gli oggetti non identificati avvistati nei loro cieli fossero russi, e i russi temevano il contrario. Ma presto ambedue le nazioni si resero conto di avere a che fare con tecnologie troppo avanzate per essere attribuite all'avversario. Spontaneamente предполагали, что это что-то другое. Американцы думали на русских, русские думали на японцев, но где-то в недрах системы, среди умных людей, что здесь что-то другое, с чем нужно будет нам, и американцам, кстати, и русским, серьезно разбираться. L'astronauta Gordon Cooper a quei tempi faceva il collaudatore dei nuovissimi aerei da ricognizione U2 ed era quindi a conoscenza delle più avanzate tecnologie a disposizione degli americani in quel momento. I knew that we didn't have any vehicles of that kind, and I was 99.9% sure that the Russians didn't have any of that type either. Вот тогда начали думать, что здесь действительно что-то есть. Era quindi iniziata una competizione segreta fra russi e americani per riuscire ad impadronirsi di eventuali nuove tecnologie, cercando di abbattere qualunque oggetto volante sconosciuto che si presentasse sul loro territorio. Circa un anno dopo l'incidente di Roswell, anche i russi ebbero un'esperienza simile sopra la loro base militare di Kapustin Yar. A Russian pilot encountered a UFO in 1948 and tried to attack it with extremely unfortunate results for both. The pilot was blinded by rays of light emanating from the UFO. Ambedue i velivoli si schiantarono a terra a pochi chilometri dalla base militare. È interessante notare come Kapustin Yar fosse l'esatto equivalente russo della base di Roswell, in quanto vi si studiavano le più avanzate tecnologie belliche di tipo nucleare. Sergei Khrushchev è il figlio dell'ex premier russo Nikita Khrushchev, che in quel periodo storico era alla guida del paese. I know everything because I spent months and years in the Kapustin Yar working there testing our cruise missiles that we designed for the Soviet submarine to sink American aircraft carriers. Sembra quindi che l'UFO abbattuto su Kapustin Yar sia stato il primo velivolo di origine sconosciuta ad essere catturato dai russi, esattamente come quello di Roswell sarebbe stato il primo catturato dagli americani. Ma nei cieli della Russia pare che le battaglie siano state molto più frequenti e brutali che nei cieli americani. There were 40 instances where Russian warplanes were sent after UFOs. This is not temperature inversion, this is not a weather balloon, this is not swamp gas, these are craft floating around in the airspace of Russia, and they sent warplanes to go chase them. L'ex pilota e cosmonauta Marina Popovich, oggi un eroe nazionale, conferma di aver assistito in cielo ad una battaglia fra un UFO e un MiG russo. Alexander Kopeikin was the commander of a squadron and a pilot instructor in one of the flight schools. One day he was flying with a cadet and they were attacked by a UFO. They went into a spiral dive. La stessa Popovich vide durante un'altra missione un gruppo di UFO sopra i cieli della Russia. I saw three fireballs, three amazing lights in the form of a triangle, and I observed them as they flew away. È quindi comprensibile che anche la Russia, come già l'America, abbia cercato di mantenere sin dall'inizio la massima segretezza sul fenomeno UFO. Gli stessi agenti CIA infiltrati in Russia mandavano dispacci che confermavano gli avvistamenti da parte dei russi, notando che venivano quasi sempre, anche per loro, nelle vicinanze delle basi con armamenti atomici.
Negli anni 70 anche i russi ebbero un incidente che ricordava molto da vicino quello descritto da Robert Salas sulla base di Maelstrom nel Montana. Dopo che uno strano oggetto luminoso fu visto galleggiare nel cielo sopra una base missilistica dell'Ucraina, uno dei missili con testata atomica iniziò improvvisamente la sequenza di lancio senza che nessuno l'avesse ordinato. Qualcuno, o qualcosa, aveva inserito il codice segreto che aveva messo in moto la sequenza irreversibile di lancio. Per 15 lunghissimi secondi, i russi cercarono in tutti i modi di arrestare la procedura che avrebbe fatto partire il missile verso un bersaglio prefissato negli Stati Uniti, ma non riuscirono a fare nulla. Pochi istanti prima del lancio, l'oggetto volante si allontanò dai cieli della base e tutto tornò normale. They were ready for launch. The UFO poof goes away. Poof, the command control module goes back to normal. In un altro caso, sembra che un intero gruppo di missili balistici russi sia stato distrutto sulle rampe di lancio dall'intervento di questi oggetti volanti sconosciuti. I have heard a story, for what it's worth, and I don't usually talk about myths, but I've heard that four Soviet big launch vehicles were exploded on the pads by aliens because they kept trying to shoot down. Queste immagini, secondo l'archivio di Stato russo che le ha rese pubbliche, ritraggono le conseguenze dell'abbattimento da parte dei russi di due oggetti volanti sconosciuti sopra una loro base dotata di missili atomici. Ma ad un certo punto, anche in Russia, gli avvistamenti iniziarono a diventare troppi per fingere che il problema non esistesse. Informazioni достиг ну какого-то уровня, будем говорить, кризисного, что ли. E così anche il KGB dovette far preparare un rapporto ufficiale sugli avvistamenti che ricordava molto da vicino il progetto Blue Book. Si chiamava Blue File o Archivio Blu e fu reso pubblico nel 1990. Il Blue File descriveva oltre 15.000 casi di avvistamenti, inseguimenti, scontri in cielo e abbattimenti veri e propri, sia di UFO che di aerei russi, fin nel minimo dettaglio. I believe this is not everything the KGB has had in their hands, and I'm not the only one. Nel frattempo, Stati Uniti e Russia avevano firmato l'accordo nucleare del 1971 e avevano pensato bene di includere delle procedure per evitare di confondere la presenza di eventuali UFO nei propri cieli con normali velivoli della nazione avversaria. Negli accordi si leggeva: ciascuna delle parti si impegna a notificare immediatamente l'altra qualora il suo sistema difensivo rilevi la presenza di oggetti non identificati che possano creare il rischio di una guerra nucleare fra le due nazioni. A chi potrebbero appartenere questi oggetti non identificati se non ad una delle due nazioni stesse? Ma soprattutto viene da chiedersi, se già negli anni 60 russi e americani avessero disposto di tecnologie in grado di disinnescare a piacimento i missili nucleari dell'avversario, come è accaduto nella base di Maelstrom per gli americani, oppure in quella ucraina per i russi, come mai la guerra fredda è proseguita per altri 20 anni? E come mai si continuano a costruire ancora oggi missili con testate atomiche? Anche l'Europa non è rimasta insensibile al problema degli UFO. Dopo il caso di Bentwaters in Inghilterra e soprattutto dopo l'ondata di avvistamenti del Belgio, il presidente francese Chirac fece istituire una commissione composta da personaggi del massimo livello per studiare a fondo il fenomeno. Il gruppo di lavoro era chiamato Cometa ed era composto da scienziati come André Lebeau, il direttore del CNES, l'equivalente francese della NASA, il generale Nourlain, ex comandante dell'aviazione francese, Jean-Claude Ribes, noto scienziato ed ex direttore dell'osservatorio di Lione. Il titolo della ricerca era UFO e difesa. A cosa dobbiamo prepararci? Il gruppo analizzò circa 500 casi di avvistamento da ogni parte del mondo, concentrandosi soprattutto su quelli riportati da persone della massima credibilità, come i piloti civili o militari. Il gruppo Cometa integrava le proprie indagini con rilevamenti e analisi scientifiche sul terreno dove erano avvenuti i presunti atterraggi degli UFO. Il rapporto Cometa concludeva che questi oggetti volanti dimostrano la realtà del fenomeno UFO. Hanno notevoli prestazioni di volo silenzioso e sembrano operati da esseri intelligenti. In assenza di altre spiegazioni del fenomeno, l'ipotesi extraterrestre non può più essere ignorata. Questi extraterrestri hanno un'intelligenza superiore e sono tecnologicamente più progrediti di noi, in quanto riescono ad ottenere risultati che noi ancora non sappiamo ottenere. Tutto questo, concludeva il rapporto,
comporta delle gravi conseguenze a livello di sicurezza globale e rende necessario che le diverse nazioni affrontino congiuntamente la questione degli UFO. Ma il rapporto Cometa, stranamente, non trovò un solo editore americano disposto a pubblicarlo. A parte un breve articolo sul Boston Globe, nessun quotidiano del paese ne parlò, ed ogni volta che i giornalisti proponevano l'argomento ai loro direttori, venivano accolti da un secco rifiuto, condito spesso di derisione. Leslie Keen è una di loro. People laughed, hung up the phone. The subject matter is ridiculed in the media. And so even though I was dealing with facts in this article and high-level journalism, they weren't interested because of the subject matter. Sembra quindi che ancora oggi stiamo pagando le conseguenze della campagna di disinformazione e derisione messa in moto dal Robertson Panel negli anni 50 e perseguita con grande determinazione dal governo americano in tutti questi anni. In the military, they do ridicule you, because I was ridiculed a few times. I was told I would never make master sergeant if I brought this crap up again. There seems to be some reason to discredit very viable and very reputable witnesses when they say something is unidentified. Now, one of the things that I've found is that the way it's been kept secret to a big extent is the fact of through ridicule. If it always had been just top secret, I think most of the world would know about it. At times I used to carry nuclear weapons. And in other words, I was mentally fit to carry nuclear weapons, but I'm not mentally fit if I see a UFO. E laddove la derisione non fosse sufficiente, si ricorre alle minacce vere e proprie. It had been discussed with me on numerous occasions. Talked about what could happen to me militarily and what could happen to me if I discussed this as a civilian. Anything to discredit you, and you'd never get a promotion, and I'd spend the next 3.5 years up the North Pole living in a tent checking the weather balloons. If their military personnel were to talk about this, they could be court-martialed, or at least threatened to be court-martialed to get them to back down and to scare them. He was talking about being erased. And I said, "Man," I said, "what do you mean, erased?" He said, "yes." He said, "you will be erased." He said, they'll go after not only you, he said, they'll go after your family. And those were his words. And they're yelling at me, and they're hollering and cursing, and you didn't see anything, you know, and we'll do you and your whole goddamn family. And they're you know, it was basically that for about 8 or 9 hours. Now, these guys, they're just off on their own. There's no oversight, no control, and they just do whatever they want. Measures have been taken by agencies to terminate people who appear to be inconvenient or troublesome through knowing too much. I would go interview people that claimed they had seen something and try to convince them they hadn't seen something, or they were, you know, hallucinating or something. Well, if that didn't work, another team would come in and give all the threats and threaten them, their family, and so on and so forth. And they would be in charge of discrediting them, make them look foolish, or so on and so forth. Now, if that didn't work, then there was another team that put an end to that problem, one way or the other. It was a real eye-opener, how deep the secrecy goes, how deep the cover-up is. Grazie a questa strategia basata sulla derisione e sull'intimidazione, ancora oggi le mura del Pentagono proteggono gelosamente tutte le più preziose informazioni mai raccolte sugli UFO negli ultimi 60 anni. E grazie al fatto che il problema non è riconosciuto ufficialmente, non è nemmeno possibile individuare l'entità a cui rivolgersi per avere chiarimenti in proposito. See, this is what you'll be up against. Who are you going to see? So you see how the government operates? Even with the experience I had being on top of the government all the years, I couldn't tell you who to go see. Persino presidenti come Jimmy Carter e Bill Clinton, che hanno voluto sapere di più sulla questione degli UFO, sono stati accolti da un muro di gomma impenetrabile. And President Carter, after his inauguration the previous day, called the Director of Central Intelligence in and informed him that the President wanted to have access
to the classified documents relating to unidentified flying objects and the potential existence of extraterrestrial intelligence. At that time, the Director of Central Intelligence, George Bush Sr., informed the President that that Mr. Bush was not going to release this information to the President. Quando Bill Clinton chiese di avere tutti i dossier esistenti sugli UFO, ricevette questa lettera dalla NASA. Nessun organo governativo è attualmente incaricato di investigare gli UFO perché non vi sono prove tangibili che esistano esseri viventi su altri pianeti o che gli UFO abbiano a che fare con esseri alieni. Di recente Bill Clinton, parlando del caso di Roswell, ha rilasciato questa dichiarazione. Io ho cercato di sapere se vi fossero dei documenti governativi segreti che rivelavano qualcosa. Se esistono, li hanno nascosti anche a me. E in quel caso non sarei il primo presidente americano a cui i sottoposti hanno mentito o che i burocrati hanno ostacolato. Si profila così l'esistenza di una invisibile elite militare che in qualche modo detiene da 60 anni le informazioni più importanti sugli UFO e che sfugge al controllo di qualunque organo legale governativo. A shadowy government with its own air force, its own navy, its own fundraising mechanism and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances and free from the law itself. It is a clandestine group, a quasi-government group, a quasi-private group. It is without any type, as far as I can tell, of high-level government oversight. And that is a great concern. And the truth is, they have hidden things like UFO and extraterrestrial information from us for years. Quando lavorava al sistema di radar della Defense Intelligence Agency, John Maynard si accorse che qualcosa non andava e chiese chiarimenti a un suo superiore. I noticed the satellite's positionings. I said, now this is supposed to be a system that tracks radar anomalies on Earth, right? You know, the whole thing, the movement. Yep, that's what it does. And he says, why are half of them pointed towards the outer space? Towards the moon, towards areas that are just blank space. Well, I don't know, was the reply. He says, never thought about it. He says, well, at least half of those satellites you got up there aren't looking at Earth. I said, what are they looking for? He says, well, you got to have need to know about that. I said, I see. In other words, who's coming? He says, we don't know. About end of subject. There's only probably about 25 people in the world that know things that are known at that level. It requires to be further protected, to ensure that there is only a limited access to that information, to a small number of people. So small you can put them on a list of paper or on a piece of paper and list them by name. Depending on the level of the compartmentalization and the secrecy level, you have to go through a fairly significant background check. It takes between 6 months to a year to get the background checks. And then when you do that, but then you have to sign a statement that you will not divulge the existence of the project or even answer a question that could divulge the existence of the project. It's just that you sign a contract with the U.S. government and the funding would show up at the right place at the right time. There's a large number of covert projects that go on in the United States that none of us are ever aware of. Per quanto fantascientifica, prende corpo la possibilità che le armi atomiche continuino ad essere sviluppate nella speranza di poter contrastare un giorno un eventuale attacco da parte di civiltà di origine extraterrestre. E ci si domanda se sia per caso questo che nasconde il cosiddetto progetto delle guerre stellari. Big enigma. When Star Wars was brought out as an idea, which was before Reagan actually, they wanted a weapon system they could put in space that would stop a ballistic missile. That was the concept. Now, if that ballistic missile happened to be coming from another direction other than earthbound, could it do the same thing? Lo scenario che si propone è qualcosa di assolutamente catastrofico.
e la possibilità che qualcuno si illuda di poter combattere eventuali civiltà extraterrestri con le nostre armi atomiche pone dei rischi incommensurabili per l'intera umanità. If beings can travel in time space, then anything we would put in orbit as a weapon would be like going against Genghis Khan with a firecracker. We are moving in an avenue where we are going to militarize space. As a direct result, we will become a threat to them. Ancora più spaventoso sarebbe se lo spauracchio degli extraterrestri venisse utilizzato per nutrire inutilmente un'industria degli armamenti che vede nello scudo stellare una fonte di profitti praticamente illimitata. A questo punto vengono alla mente le parole che proprio Ronald Reagan pronunciò dopo essersi incontrato con il premier russo Mikhail Gorbachev. I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held. If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. È curioso notare come Reagan abbia ripetuto quel discorso in quattro diverse occasioni, di cui una addirittura di fronte alle Nazioni Unite. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. L'intera umanità rimane quindi con un grande punto di domanda. Se gli extraterrestri non esistono, quanti miliardi di dollari verrebbero sprecati per arricchire il famoso complesso militare industriale a discapito di innovazioni di tipo pacifico di cui l'umanità necessita ormai con urgenza irrinunciabile? Se invece esistono civiltà extraterrestri che sono in grado di penetrare a piacimento la nostra atmosfera, quali sono i rischi di uno scontro nucleare con queste entità sconosciute? E a chi toccherebbe in quel caso prendere decisioni che riguardano il futuro dell'intera umanità? We want the United States government to stop perpetuating the myth that all UFOs can be explained away in down-to-earth and conventional terms. When it comes to events of this nature, dealing with the great unknown, we deserve, I believe, more openness and a serious pursuit of the facts by our government. There is a serious possibility that we are being visited and have been visited for many years by people from outer space, from other civilizations. That it behoves us, in case some of these people in the future or now should turn hostile, to find out who they are, where they come from, and what they want. And I think it's our job to try to find out if there is really something in the air. Where it comes from, what the origin is, and what the intentions are. Ustedes, no estamos solos. No estamos solos.